E what are a tutti ciurma e benvenuti da Giocherin. Ma così non mi si vede. Così nemmeno. Vabbè, fra un attimo farò un pochino di spazio, ovviamente, ragazzi, ma questo è per farvi vedere nel complesso quanti sono più o meno i giochi che posseggo per PlayStation 2, perché quello di oggi sarà appunto il video che riguarda la mia collezione PS2. Vi mostrerò uno per uno tutti i giochi che ho, magari insomma parlandovene così un pochettino rapidamente. Piccola parentesi, quelli per PS1 ragazzi non ve li faccio vedere perché purtroppo di giochi originali ne ho veramente molto molto pochi, veramente pochi ragazzi, meno di una decina purtroppo, perché comunque all'epoca non c'erano abbastanza soldi da spendere in videogiochi, quindi mia mamma mi aveva regalato la PlayStation 1 con la modifica, per cui la maggior parte dei giochi che ho per PlayStation 1 sono modificati, ragazzi. Purtroppo che ci possiamo fare, non ci possiamo fare niente. Per questo che partiamo direttamente dalla collezione PlayStation 2. Diciamoci anche, ragazzi, che devo essere sincera, io non vado estremamente fiera di questa collezione a causa dell'immenso numero di giochi Platinum che sono contenuti in essa. Però insomma all'epoca ero ancora troppo piccola, non ero una collezionista come lo sono adesso, e quindi compravo giochi Platinum insomma a go-go perché costavano meno e quindi non mi importava della collezione di per sé. E tra l'altro ovviamente ragazzi noterete che ci sono moltissimi titoli che sono magari più indirizzati a videogiocatori di età minore, quindi ovviamente quando giocavo all'epoca ragazzi di PS2 giocavo più titoli adatti ai bambini, diciamo così, anche perché mia mamma ci teneva al fatto che io non facessi giochi troppo violenti all'epoca, e quindi queste piccole premesse ci tenevo a farle. Ragazzi, adesso non perdiamo più tempo e cerchiamo di sistemare un po' il tutto e cominciamo ad analizzare la collezione. Benissimo ragazzi, ecco qua. Allora, io non li ho suddivisi in un ordine particolare, ho soltanto raggruppato per esempio le varie saghe e niente, vabbè, partiamo da qua quindi. E il primo che ci troviamo di fronte è ovviamente un Platinum purtroppo, e si tratta ragazzi di Spider-Man, il primo Spider-Man penso che sia stato fatto per PlayStation 2, e infatti ho qui anche Spider-Man 2, incredibile ma vero, non in versione Platinum, non so come sia possibile questa cosa. Perché Spider-Man ragazzi? Perché io ho adorato da sempre insomma l'Uomo Ragno, anche se è il mio supereroe preferito, anche se non è un supereroe rimane Batman, ma penso che al secondo posto ci possa inserire Spider-Man, e per questo che compravo giochi su di lui. Anche sulla PlayStation 1 ragazzi ci avevo i primissimi Spider-Man che erano stati fatti, e che dire, penso di avere dei bei ricordi riguardo questi giochi. Come sempre ragazzi, all'epoca i giochi su Spider-Man sembravano super innovativi su come si potesse andare in giro per la città. Dopo hanno fatto quello per PS4 che è diventata la bomba assoluta di Spider-Man, però dai, io penso che per l'epoca fossero veramente dei bei giochi. Dopodiché andiamo avanti ragazzi e passiamo ai vari Crash Bandicoot, questo qua, Crash Bandicoot l'ira di Cortex, poi Crash of the Titans e Crash il dominio sui mutanti. Tra l'altro qua sto vedendo la foto del Mago Forest che prestava la voce a Neo Cortex in questo gioco, ragazzi, incredibile ma vero. E che dire di questi giochi qua? Allora, questo qua, Crash l'ira di Cortex, penso fosse una sorta, non so se si può definire remake, cioè comunque una cosa molto simile ai primi Crash che tutti quanti noi conosciamo, mentre questi qua appunto avevano cercato di portare un pochettino di innovazione sul personaggio di Crash, cosa che purtroppo ragazzi penso che fondamentalmente non sia stata molto apprezzata dai videogiocatori in generale, perché se non erro all'epoca non ottennero poi tutto questo grandissimo successo. Io li avevo comprati perché ovviamente essendo affezionato al personaggio di Crash mi dicevo magari questi aspetti nuovi possono piacermi, però vi dirò la sincera verità, non ho ricordi particolarmente entusiasti di questi due giochi qua, e lo stesso ragazzi vale di questo gioco qua, l'ira di Cortex. Quindi andiamo avanti ragazzi, qui ci troviamo di fronte a due giochi per iToy. Io adesso non so se voi vi ricordate di cosa sia l'iToy, ma era ragazzi, guardate questa telecamerina qui, funzionava tipo la PlayStation camera di adesso ovviamente, anche se non è umanamente, ovviamente non era umanamente ai livelli di quella che abbiamo adesso, però
per l'epoca sicuramente aveva portato una certa innovazione al mondo del gaming. Io non la comprai al lancio, insomma non la comprai quando uscì, la comprai un po' di tempo dopo. Avevo questi due giochi qua, ovviamente uno in versione Platinum e anche l'altro, anzi, e questo qua è il Play 3 e questo qua è il Play Sports. Quindi questo aveva ovviamente mini giochi riguardanti gli sports, ragazzi, come possiamo vedere qui, mentre questo aveva diversi mini giochi, tra cui beach volley, bowling, DJ, insomma saloni di bellezza. Mi ricordo addirittura che si poteva fare la ceretta, ragazzi, alle gambe. Adesso mi sta venendo un ricordo, una reminiscenza bellissima di una gamba super pixelata con i peli che sembravano stuzzicadenti. Vabbè, lasciamo perdere. Devo dire che giocando con questi giochi mi sono abbastanza divertita, per cui bravi con lei toy. Procediamo, ragazzi, andiamo avanti. E qui ci troviamo di fronte a ok, un qualcosa di un po' più conosciuto, diciamo così. Purtroppo anche questo in versione Platinum. Si tratta, ragazzi, di Tekken 5, l'avete visto benissimo, non è che ci può essere poi così tanto da dire. Ovviamente si tratta, ragazzi, sempre di Tekken, e io, essendo rimasta comunque affezionata già dai tempi di Tekken 3, ovviamente ci avevo tenuto a comprarmi questo episodio qua per PlayStation 2, e quindi ovviamente ci ho passato diverse ore, come di solito ci si passano sui vari Tekken. Procediamo. Vai. Procediamo. Allora, qui, ragazzi, ci troviamo di fronte a un intramontabile, sarebbe a dire a Paperino, Operazione Papero. Questo fortunatamente è in versione Platinum. E perché, ragazzi, l'ho comprato? Perché ovviamente su PlayStation 1 era stato fatto un Paperino Operazione Papero, quindi io ero rimasta estremamente affezionata a quel titolo là. Quando l'avevo visto per PlayStation 2 mi sono detto: oh mio Dio, pensavo fosse una sorta di remake, capita? All'epoca non esisteva ancora proprio questo concetto, però lo comprai super entusiasta, per poi scoprire che purtroppo non era uguale, identico e spiccicato al capitolo per PlayStation 1, quindi rimasi un pochettino delusa. Però che c'era a dire, comunque un gioco veramente godibile, che comunque mi era piaciuto giocare. Andiamo avanti. Qui, ragazzi, tutti i giochi tipo di cartoni animati e Task Wanted, che vi dirò la sincera verità, ragazzi, non ho comprato ai tempi di PlayStation 2, l'ho comprato quando ero più grande, il periodo insomma in cui ho lavorato a GameStop. Me lo sono ritrovata davanti, costava tipo solo 5 euro. Siccome sono particolarmente affezionata al personaggio di Task, mi sono detta: vabbè, dai, me lo compro, lo aggiungo alla mia collezione. Per cui non vi so dire nulla riguardo a questo gioco, perché purtroppo non l'ho giocato. Procediamo. Disney Pixar Cars, ragazzi, io sinceramente adesso un po' mi vergogno riguardo a certi titoli, però dovete pure capire che all'epoca ero molto più piccola e quindi giocavo giochi che erano adatti alla mia età, ecco. Per cui Cars, perché Cars, ragazzi, perché io lo andai a vedere al cinema ovviamente quando uscì, e il film mi era piaciuto veramente moltissimo, e quindi ovviamente mi comprai anche il gioco. Tra l'altro, se non mi ricordo male, ragazzi, non era manco fatto veramente tanto male, anzi era veramente molto carino, si possono guidare diverse auto. Il gioco di per sé mi era piaciuto. Tanto per restare in ambito di cartoni animati, ragazzi, continuiamo, andiamo avanti qua con due Platinum meravigliosi, Disney Pixar l'Incredibili, ed era Pixar, sì, Pixar Incredibili e Disney Pixar Ratatouille. E continuiamo a sottolineare il fatto, ragazzi, che io ovviamente sono amante dei cartoni animati, quindi ho guardato anche questi due film al cinema all'epoca, e siccome mi erano piaciuti tantissimo entrambi, ovviamente comprai anche i rispettivi giochi, ragazzi, per PlayStation 2, anche se forse un pochettino di tempo dopo rispetto all'uscita. Non ho ricordi particolari di questi giochi, ma probabilmente non mi erano dispiaciuti, anche perché tra l'altro in questo, ragazzi, dell'Incredibili si possono usare i vari personaggi con le varie abilità, no? Quindi sembrava una cosa veramente pazzesca. Ma com'era sto gioco? Cioè, praticamente la trama del gioco era la storia del film? Fondamentalmente penso proprio di sì, anche se non è che possono farli, ragazzi, uguali spiccicati al film, quindi magari suddivisi in diversi livelli, usi vari personaggi, idem Ratatouille, quindi non è uguale spiccicato al film, ovviamente, però hanno cercato di rendere le cose più godibili, non male, insomma, per bambini appunto al di sopra dei 7 anni. Per cui vabbè, andiamo avanti. Allora, qua rimaniamo sempre sul tema platform, diciamo cartunoso, e devo dirvi che, ragazzi, questo gioco qua, Scaler, mi era piaciuto veramente tantissimo. Adesso io non ricordo ovviamente, ragazzi, nei dettagli tutti questi giochi, perché li ho giocati veramente tanti anni fa, però devo dire che ho dei ricordi molto
positivi riguardo questo gioco. Non è un gioco molto conosciuto, suppongo, e non era stato manco minimamente pubblicizzato. Mi ricordo che l'avevo trovato, forse, ragazzi, sapete, tipo in un cestone dei giochi delle offerte, ma manco tipo a GameStop all'epoca, cioè tipo dentro un supermercato. E mi era piaciuta tantissimo la copertina e quindi lo comprai. Praticamente parla di un bambino che si trasforma in questo affare qua, questa sorta di camaleonte, e quindi insomma c'erano sti vari mondi, ragazzi, come potete vedere tutti cartunosi, no? Tutti bellissimi, e quindi la storia si svolgeva in questo posto qua. Però le abilità poi, tra l'altro, del personaggio erano fighe, ragazzi. Io c'ho questo ricordo qua molto molto entusiasta. Non so entrare più nei dettagli, però vabbè, andiamo avanti. Shadow the Hedgehog. Ok, si tratta, ragazzi, di un gioco ovviamente riguardante Sonic, solo che in questo caso si parla di quest'altro personaggio di Sonic. Non mi chiedete, ragazzi, perché non so chiamarlo questo personaggio, ma io Sonic non sono mai stata una vera fan. Non so manco perché ho questo gioco. In effetti, vi dirò la sincera verità, probabilmente me l'avrà regalato mia mamma, e non sapendo forse nei dettagli cosa comprarmi, me l'aveva regalato. Adesso io non mi ricordo manco se è un gioco tipo d'avventura, insomma, dove comunque si guida appunto questo personaggio qua. C'era la possibilità tipo di sparare con delle armi. Non era manco malissimo, ma probabilmente non l'ho manco finito, ragazzi. Quindi andiamo avanti. Questo gioco incredibilissimo, che non so nemmeno che diavolo sia, Seven Samurais 200XX. Non so nemmeno cosa sia. Finalmente un gioco non platinum, ma non so manco cos'è. La più grande epopea di samurai di tutti i tempi viene addirittura definito qua. Era un gioco d'avventura, credo, e appunto si impersonava un samurai con la sua katana e tutto il resto appresso. Ragazzi, ma il gioco evidentemente mi aveva fatto talmente cagare che non l'ho manco continuato, quindi non vi so dire cose più approfondite riguardo questo gioco qua. Andiamo avanti. Allora, X-Men le origini, Wolverine, questo so benissimo perché è nella mia collezione, ragazzi, perché all'epoca, quando uscì questo film, appunto le origini di Wolverine, io ero assolutamente innamorata, ragazzi, degli X-Men, dei fumetti, dei comic, di tutte queste cose qua. Di Hugh Jackman ovviamente ero assolutamente innamorata di tutto ciò, del personaggio di Wolverine. Quindi quando vidi che era stato fatto uscire il gioco, ovviamente non potevi evitare di comprare. All'epoca non era male, credo, però molto probabilmente molto ripetitivo, ragazzi, nei combattimenti e tutto il resto appresso. Però va bene lo stesso. Ok, oh, allora, ecco qua. Questo gioco, ragazzi, è stato incredibile come l'ho trovato. È Fahrenheit. Ovviamente, ragazzi, dei creatori Quantic Dream, esatto, quindi dagli stessi produttori di Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human. Questo è stato, ragazzi, l'antenato, insomma, di quei giochi lì. E io questo gioco l'ho trovato per puro caso, sapevo che esisteva, ovviamente l'ho comprato molto tempo dopo che ormai era uscita PlayStation 2, cioè già ero un pochettino più grande, già stavo giocando su PlayStation 3, ma sapevo che esisteva, infatti proprio lo desideravo, ragazzi, per averlo nella mia collezione. E l'ho trovato in un negozio, tra l'altro, di telefonia, cioè non un negozio conosciuto, ragazzi, un negozio che c'è qua vicino, insomma, che vendeva pure elettrodomestici e roba del genere. C'era un cesto, ragazzi, con giochi PlayStation 2 lì impolverati, abbandonati. Io lo trovai lì in mezzo, per puro caso mi misi a spulciare, era ancora incelofanato, e lo pagai 5 euro, ragazzi, 5 euro. Questo penso sia stato uno degli acquisti proprio della mia vita, anche se il gioco di per sé, vi dirò, non è che mi ha entusiasmato più di tanto, però ero veramente contenta dell'acquisto. Nonostante io stessi già giocando su PS3, ragazzi, riattaccai la PlayStation 2 pur di giocare questo gioco, e me lo giocai dall'inizio alla fine, perché comunque la storia, diciamo, che è abbastanza intrigante, anche se le meccaniche ovviamente non è che fanno fare salti di gioia, però sono stata veramente molto contenta di aver potuto giocare anche questo capitolo Quantic Dream. Ok, procediamo. Questo qua, Star Wars Battlefront, e non so quanto possa essere speciale, comunque, ragazzi, all'epoca Star Wars mi acchiappava abbastanza ed era figo poter, insomma, fare tutte le battaglie, sapete, con le pistole laser, spade laser e tutto il resto appresso, per cui all'epoca diciamo che mi aveva acchiappato abbastanza. Dopodiché, oh mio Dio, Godzilla Save the Earth, sarebbe a dire Godzilla salva la terra, insomma, praticamente è un gioco, non so se si può definire picchiaduro, fra creature mutanti giganti. È qualcosa probabilmente di aberrante, ragazzi, se uno lo vede,
ma all'epoca vi dirò che mi aveva acchiappato veramente un casino, perché ci sei tu che guidi sto mostrone e l'ambiente di gioco è una città, praticamente tu vedi i palazzi che si distruggono, no, quando combatti col nemico. C'è il suo perché, ecco, diciamo così che c'è il suo perché, quindi all'epoca mi era piaciuto. Procediamo, se non ci sbrighiamo mai più. Allora ragazzi, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Questa ragazzi è un'edizione, non so se si può definire speciale, in effetti. Cioè ci sono tipo, vedete, due dischi per esempio. Io la comprai ragazzi quando lavoravo da GameStop, perché restituivano qualsiasi cosa, e la trovai ad un prezzo veramente stracciatissimo. Io non ho mai giocato a Metal Gear Solid in vita mia, infatti questo non l'ho giocato, l'ho comprato solo per collezione, diciamo così, quindi non vi posso dire assolutamente niente su questo gioco perché non l'ho giocato. Oh mio Dio, le cronache di Narnia, il leone, la strega e l'armadio. Madre mia. E vergogna ragazzi, mi vergogno, mi nascondo, però all'epoca era uscito il film al cinema, all'epoca mi piacque, per questo che comprai il gioco. E però penso non fosse nulla di speciale, ecco, come di solito i giochi che fanno dei film. Primal, qui passiamo un pelino di livello, anche se penso che molte persone non l'abbiano molto apprezzato, ma penso sia un gioco che forse non viene tanto, non è stato tanto capito probabilmente, ma è un'avventura fantasy ragazzi, che io all'epoca avevo paura pure a giocare perché gli ambienti erano molto dark, quindi se lo rigiocassi adesso mi piacerebbe ancora di più. Lo giocai assieme a mia madre perché avevo paura all'epoca, e anche a lei piacque molto, quindi questo per dirvi tutto. Mi era piaciuto veramente tantissimo devo dire, quindi se potessi rigiocarlo adesso lo rigiocherei sicuramente. Quindi lo consigli? Sì, assolutamente sì. Dopodiché procediamo, Pirati dei Caraibi ai confini del mondo. Ragazzi, allora avrete capito che io insomma sono stata una di quelle persone che vedeva il film al cinema e si comprava il gioco perché usciva poco dopo. Me lo regalarono a Natale, se non mi ricordo male, tra l'altro, perché mi ero appesa talmente tanto alle palle di mia madre che anche in quel caso disse va bene dai te lo compro, anche se appena uscito costava ragazzi, tra l'altro. E non male però, dai, non male, non male per insomma quello che era all'epoca, non male. Wow, saliamo di livello devo dire. Il gioco di Garfield, ragazzi, ma chi mi può dire che c'è il gioco di Garfield? Tra l'altro io non mi ricordo cosa diavolo si dovesse fare in questo gioco. John tornerà tra poche ore e Garfield dovrà lottare contro il tempo per rimettere tutto in ordine. Cioè praticamente è una sorta di metti in ordine. Boh, non lo so. Fatto sta che l'ho giocato abbastanza il gioco, non era male, insomma, era abbastanza godibile. Gran Turismo, versione 2002, Tokyo, Genova. Ci ho passato, ragazzi, non avete idea quante ore su questo gioco. Io per questo gioco mi sono fatta comprare anche il volante per PS2. Ci ho passato un mucchio di ore, ragazzi. Se ci ripenso adesso non so come sia possibile, perché probabilmente adesso non lo farei. Abbiamo Gran Turismo, ma è lì a prendere polvere. Ci ho passato un mucchio di ore, ragazzi. Spaventoso. Oh mio Dio, i prossimi due giochi, ragazzi. Che meraviglia! The Mark of Kree, per fortuna non in versione Platinum. Quando ragazzi, io mi ricordo che avevo giocato questo gioco, sapete i negozi di elettronica che mettevano a disposizione le console per giocare? Io avevo giocato tipo un livello di questo gioco in un negozio del genere, mi ero talmente innamorata di questo gioco ragazzi che quando l'ho trovato in un cestone l'ho dovuto comprare sì o sì. Veramente meraviglioso, la grafica fa cagare, perché fa veramente cagare, ma le meccaniche mi erano piaciute veramente troppissimo. Quindi qua saliamo di livello, e qua ragazzi anche Beyond Good and Evil, meraviglioso. Tra l'altro appunto hanno annunciato un sequel e siamo ancora così un pochettino impiccati. Bellissimo, bellissimo anche questo gioco ragazzi, la possibilità comunque pure di fare le fotografie era bellissima, la storia veramente unico, veramente spettacolare. Questo gioco non ci perderei tanto tempo. Gumbird, scusate, Special Edition, è uno di quei regali di mia madre che non sapeva cosa comprarmi e me l'ha regalato. Non ci ho speso manco 10 minuti perché il gioco di per sé è una sorta di shooter, non ve lo so dire, non mi piaceva e quindi non l'ho mai continuato. Dopodiché, oh mio Dio, mi vergogno, Agent Hugo, che meraviglia, anche se bello, hai visto? Bellissimo, comunque è una sorta di gioco d'avventura credo, in cui appunto Hugo è un agente, adesso non mi ricordo, probabilmente non ho manco finito la storia, non so perché ce l'ho in effetti. Dopodiché procediamo,
il gioco di Madagascar. Sempre per il solito fatto che, visto il film, ho voluto comprare ovviamente il gioco. Però vi dirò che il gioco non era affatto male, perché si potevano impersonare i vari personaggi con diverse abilità, insomma. Era carino, dai. Dopodiché, ovviamente, come farsi mancare, ragazzi, Buzz, in questo caso The Mega Quiz. Ovviamente si dovevano possedere i telecomandi, che all'epoca non erano wireless, avevano il filo, col pulsantone, i bottoni per dare le risposte, insomma una sorta di gioco di... come si dice? Con le domande e tutto il resto appresso. Era figo, vi dirò la sincera verità. Non mi era per niente dispiaciuto. Andiamo avanti. Allora, qui abbiamo, ragazzi, la trilogia di The Legend of Spyro. Ovviamente, ragazzi, hanno utilizzato il personaggio tanto amato da noi, tanto conosciuto, per fare appunto questi nuovi giochi su PS2. All'epoca, ragazzi, aveva creato uno scalpore pazzesco. Mi ricordo ancora che facevano vedere il trailer di questo qua, A New Beginning, infatti un nuovo inizio, in TV, e io mi esaltavo veramente tantissimo. Infatti anche questo, se non sbaglio, è stato un regalo di Natale. Però dopo, ragazzi, l'entusiasmo di questo ritorno, il tutto si è afflosciato, perché ovviamente fondamentalmente non è che fossero chissà che giochi. Infatti fra questi tre, vi dirò, mi sono piaciuti tutti e tre, però quello che mi è piaciuto di più è stato questo qua, l'ultimo, sarebbe a dire L'Alba del Drago, che tra l'altro dava la possibilità di impersonare anche un altro personaggio, ragazzi, un drago femmina, e le meccaniche erano veramente molto fighe, pure graficamente, ragazzi, per l'epoca era molto carino, veramente molto carino. Per cui il ritorno di Spyro un pochettino bocciato, diciamo così. Ovviamente, ragazzi, essendo io amante del Signore degli Anelli, come potevo non avere questi giochi qua per PS2, e purtroppo versione Platinum. Fra i due vi dirò che sicuramente avevo preferito molto probabilmente questo qua, Il Ritorno del Re. Le meccaniche non erano assolutamente male, ragazzi, ho speso diverse ore su questi due giochi. Poi a maggior ragione, ragazzi, amante del film, cioè impersonare i personaggi no principali, che figata assurda. Ok, anche qua saliamo incredibilmente di livello, ragazzi, ovviamente con Kingdom Hearts. Mi mozzico le mani, perché ovviamente tutti e due i giochi, ragazzi, sono purtroppo versione Platinum. Non ci posso fare niente, vedrò, pagherò pure 10 miliardi di euro, prima o poi mi dovrò trovare qualcuno che si vende le versioni non Platinum. Amore assoluto, penso di non dover dire altro, di non dover aggiungere altro. Procediamo, ok, con un'altra saga famosissima, Final Fantasy X e Final Fantasy XII. Questo qua, strano ma vero, non in versione Platinum, che vi dirò, ragazzi, ho sentito moltissimo parlare di Final Fantasy X per quanto riguarda la trama, che dicono che è veramente bellissima, e io purtroppo, ragazzi, non ho mai finito un Final Fantasy in vita mia, perché evidentemente all'epoca avevo poca pazienza per i combattimenti a turni. Vedremo se... sta per cadere tutto. Vedremo se prima o poi riuscirò a fare ammenda, a recuperare questi giochi. Dopodiché, altra incredibile trilogia, ragazzi, il ritorno, anzi questo andrebbe così, in effetti, il ritorno di Lara Croft su PlayStation 2. Che dire, ragazzi, quando annunciarono questo qua di Angel of Darkness? Follia. Proprio... follia, pazzia, follia pura, assoluta, che tra l'altro il gioco fa pure abbastanza cagare, credo che facesse abbastanza cagare, però insomma per l'epoca il ritorno di Lara Croft, io dicevo, oh, c'è una grafica, madre mia, mamma mia che è sta grafica, no, lasciamo perdere, ragazzi. Però dopo, insomma, questo aborto, vabbè no, forse aborto no, questa caduta di stile, questa merdina di Angel of Darkness, sono tornati col botto, ragazzi, con Tomb Raider Legend. Allora, questo qui, ragazzi, penso sia il Tomb Raider su cui io ho speso più ore nella mia vita, perché l'avrò rigiocato almeno 3-4 volte. Questo per farvi capire quanto mi sia piaciuto questo gioco. Tra l'altro, graficamente c'è stato un salto di qualità rispetto, ovviamente, di Angel of Darkness. E parliamo di Tomb Raider Anniversary, non so come diavolo si legge, che tra l'altro credo fosse una sorta di remake, ragazzi, se non erro. Sì, infatti, una sorta di remake del primissimo Tomb Raider, ecco perché si chiama Anniversary, perché, ragazzi, festeggiano il 10° anniversario della nascita ufficiale di Lara Croft, ecco perché, insomma. Ovviamente mi era piaciuto moltissimo anche questo, però fra i tre sicuramente ho preferito di più
Legend. Qui ritorniamo sempre su Buzz, solo che in questo caso si tratta di un quiz riguardo Hollywood, quindi ovviamente essendo io amante del cinema comunque da quando ero abbastanza piccolina, ovviamente avendo visto che c'era questa versione qua mi sono fatta regalare pure questa, ragazzi, perché all'epoca purtroppo i giochi me li comprava ancora mamma, per cui andiamo avanti. Guitar Hero, ragazzi, World Tour, è un regalo di Natale assolutamente spettacolare, perché all'epoca, ragazzi, era uscita già PlayStation 3 e io non pensavo che avessero fatto questo gioco anche per PlayStation 2, solo che mia mamma ha fatto questa incredibile scoperta quando è andata a chiedere a GameStop e quindi me l'avevano regalato. È stata una gioia, ragazzi, immensa, ci ho speso non so quante ore su questo benedetto gioco, mia mamma avrà maledetto il giorno in cui me l'ha regalato. Dopodiché andiamo avanti, The Matrix Path of Neo, ragazzi. Bello. E che dire di questo gioco, non ci ho speso tantissime ore, perché pesa così tanto? Oh mio Dio, ragazzi, cioè io mi ero segnata dei trucchi, guardate qua, quando all'epoca si scrivevano le cose ancora sui foglietti e si mettevano nelle custodie. C'è un libretto, ragazzi, che è spesso come due delle mie dita, quando all'epoca ancora si sforzavano di fare i libretti per i giochi. Non ci ho speso tantissime ore, l'ho comprato perché comunque mi piaceva la saga di Matrix, però il gioco di per sé non era male, vi dirò proprio così. E dopo, ragazzi, allora, questo gioco, Dog's Life, madre mia, la grafica faceva un po' pena, vabbè, ragazzi, com'è? Comunque più o meno tutti i giochi su PlayStation 2, anche se a noi sembrava chissà che cosa, essendo arrivati dai tempi di PlayStation 1, ho assolutamente adorato questo gioco. Adesso io non mi ricordo la dinamica specifica della trama, so solo che ci ho passato un sacco di ore, perché tra l'altro tu guidavi sto cane e con sto cane potevi fare qualsiasi cosa, pisciare, cagare, potevi seguire le tracce degli odori, ragazzi, potevi farti dare degli occhi. Oh sì, era veramente la vita. Questo gioco mi è piaciuto veramente tantissimo. Ok, procediamo. Allora, qua, ragazzi, entrando nell'era Dragon Ball, parliamo brevemente, proprio brevemente, di questo Dragon Ball Z Budokai, semplicemente Budokai. Credo che fosse precedente appunto a questi altri. Non era proprio tutto sto granché, anche se ovviamente, ragazzi, dobbiamo contestualizzare il periodo. All'epoca sembrava veramente tanta roba. Poi, ovviamente, ragazzi, è arrivato questo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Io penso i giochi più belli in assoluto che abbiano mai fatto su Dragon Ball, parere personale. Fra i tre penso di aver passato molte più ore sul secondo. Era veramente la vita, ragazzi, questi giochi li ho adorati, li ho comprati, essendo ovviamente fan anch'io di Dragon Ball. Dopodiché procediamo, altri due giochi Platinum da aggiungere alla collezione: Rayman Evolution e Rayman 3 Hoodlum Havoc. Vi dirò, ragazzi, ovviamente io so che Rayman esiste da tanti tanti anni, quindi questi non sono i primi giochi che sono stati fatti su Rayman, è stato recuperato, diciamo così, il personaggio, ma vi dirò che purtroppo non sono mai stata davvero fan di Rayman. A quindi me sta proprio sulle palle. Ecco, non è che questi giochi fossero la vita, ma fra questi due probabilmente questo qua, ragazzi, Rayman 3, mi era piaciuto abbastanza. Li ho comunque finiti tutti e due, ma non sono rimasti... E il 2? Non ne ho la minima idea, non ce l'ho. Ecco, sono passata da uno all'altro. Ok. Altra cosa probabilmente di cui un pelino... Mi vergogno, ragazzi, ma questo malloppo di giochi, madre mia, questi 5 giochi, si tratta, ragazzi, di giochi e tutti su Harry Potter. Madre mia. Sì, state vedendo bene, si tratta di giochi su Harry Potter, quindi partiamo dalla Camera dei Segreti, Il Prigioniero di Azkaban, Il Calice di Fuoco, L'Ordine della Fenice e Il Principe a Mezzosangue. Non ci manca assolutamente niente, ci manca soltanto la pietra filosofale. E, ragazzi, ricordiamoci, primi Harry Potter su PlayStation 1, Pietra Filosofale e Camera dei Segreti, figli, bellissimi, sì, veramente sì, bellissimi, quelli mi sono rimasti proprio impressi nella memoria. Questi qua vi dirò un pochettino di meno. Qual è quello che ti è piaciuto di più? Però penso che quello che mi sia rimasto più impresso sia L'Ordine della Fenice. E c'era possibilità, ragazzi, di fare veramente diverse cose all'interno di Hogwarts, insomma, gli incantesimi. Per essere quello che sono,
non sono stati male. Li ho presi perché sono stata fan di Harry Potter, comunque i film di Harry Potter non mi dispiacciono, ho letto tutti quanti i libri, quindi per questo che sono nella mia collezione. Per cui andiamo avanti, ci troviamo di fronte ragazzi agli ultimi giochi, starete pure dicendo magari finalmente ci hai rotto le palle fino a un certo punto. Però stai tenendo le chicche per la fine. Le chicche... due chicche per la fine. Allora, che dire ragazzi su The Sims? Vabbè, spettacolo. The Sims e The Sims 2. Ovviamente ragazzi, The Sims ha fatto assolutamente comunque la storia dei giochi di simulazione. Quindi ovviamente avendo giocato al primo, perché all'epoca comunque c'erano tipo soltanto per PC, poi quando li hanno fatti uscire per console ragazzi, cioè wow, dovevo averlo. La follia. Quindi dopo aver giocato al primo avevo ovviamente comprato il secondo, che all'epoca ragazzi sembrava chissà che roba. Io il secondo, c'avevo il secondo io. Però tanta roba ragazzi, ci ho speso tante ore anche su The Sims. Probabilmente mia mamma ha maledetto il giorno in cui me l'ha regalato. Per cui andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. Che dire di Ratchet & Clank? E Ratchet & Clank 2, fuoco a volontà. Purtroppo sto notando che mi manca il terzo capitolo. Accidenti a me, dovrò vedere di recuperarlo. E purtroppo anche questi Platinum ragazzi, che ci possiamo fare? E che dire su questi giochi, che hanno un posto speciale nel mio cuore ragazzi. Li ho adorati, sono dei platform eccezionali e assolutamente meravigliosi. Infatti li ho continuati a comprare, poi pure su PS3. E assolutamente da fare, da giocare, veramente dei giochi spettacolari. Dopodiché procediamo anche qui ragazzi con un'altra incredibile saga, la saga di Jack and Dexter. Purtroppo ragazzi, anche in questo caso i primi tre versione Platinum. Che dire ragazzi, poi vabbè c'è Jack X che invece è versione normale. Che dire di questi giochi ragazzi, anche in questo caso non c'è assolutamente nulla da dire se non amore e posto nel mio cuore riservato, perché altri platform veramente eccezionali. E dei tre ragazzi penso di aver adorato più degli altri il secondo, però anche il terzo ragazzi io non so quante ore veramente ci ho speso, li avrò poi giocati pure diverse volte perché veramente wow. E poi c'è Jack X ragazzi, che invece è un gioco di corse, quindi ci sono le macchinine, non era niente di speciale, però comunque ci ho speso diverso tempo anche su questo. Ultima incredibile serie, che altro ci sta da dire riguardo Prince of Persia, sarebbe a dire Le Sabbie del Tempo, Spirito Guerriero e I Due Troni. Altro posto speciale nel mio cuore ragazzi, anche in questo caso spettacolo, assoluto spettacolo, specialmente il primo ragazzi, che è quello che sicuramente ho adorato di più fra i tre. Non vi mento se vi dico che l'avrò rigiocato almeno una decina di volte. Questo quando all'epoca uno non poteva comprare giochi tutte le settimane, ovviamente o te rigiocavi quelli che c'avevi o non giocavi. Ma non l'ho giocato per noia, l'ho giocato per passione, perché l'ho adorato ragazzi, l'ho adorato e non mi stufavo mai di rigiocarlo. Poi per quanto riguarda gli altri due, I Due Troni non mi ha entusiasmato particolarmente, mentre Spirito Guerriero aveva il suo perché. Aveva il suo perché, soprattutto la colonna sonora ragazzi, Spirito Guerriero era veramente uno spettacolo. Allora per ultimi ragazzi, ho lasciato diciamo delle edizioni speciali, anche perché all'epoca io non compravo edizioni speciali perché non mi interessavo più di tanto a questo. Allora ragazzi, ho questa qua, la Steelbook di Far Cry 2. Tra l'altro questa è per PlayStation 3, non è per PlayStation 2, attenzione. Ecco perché mi sembrava allora, strano. Allora via. C'è sta niente da fare. Vi giuro che ero sicura che fosse per PlayStation 2, forse per la grandezza della Steelbook. Butta. Vabbè, niente, la rivedremo magari nel video sulla collezione dei giochi per PlayStation 2. Se uscirà, se questo video raggiungerà i 100 like, 150. Buttiamola proprio lì ragazzi, voglio azzardare. Se questo video raggiungerà i 100 like, ovviamente poi pubblicherò e registrerò insomma il nuovo video sulla collezione PlayStation 3. Ultime due chicche ragazzi, queste sono sicura che sono per PlayStation 2. Madre mia, allora, ragazzi, ma cos'è? Qui ci troviamo di fronte a un'edizione speciale di Silent Hill 2. Da premettere che io queste due edizioni speciali ragazzi le ho comprate quando lavoravo a GameStop e giocavo già a PlayStation 3 da diverso tempo. Trovandomele di fronte
a poco prezzo, essendo in quel momento collezionista, non potevo lasciarle lì. Per cui io direi di andare un attimino ad analizzare questa edizione speciale, ragazzi. Vedete, si estrae comunque così, la custodia è in cartone. Dopodiché, ragazzi, si apre così. Veramente figata, pazzesca. Ci sono due dischi, c'è un libretto, ovviamente anche. Ci sono pure addirittura due cartoline. Ma che figata, ragazzi, adesso che la sto rivedendo. E la custodia è così, ragazzi. Ripeto, da collezionista non potevo lasciarla lì, anche perché l'avrò pagata tipo 17 euro. Cioè, comunque una banalità, se vediamo di cosa si tratta. Anche perché penso che acquisterà un certo valore col passare degli anni. E quindi sono molto fiera di questi due acquisti, vi dirò. Anche perché non ho mai giocato un Silent Hill in vita mia, ragazzi. Mea culpa, recupererò, ve lo prometto. Ultimo, ma non meno importante. Mio Dio, ragazzi, allora, questa è una figata allucinante. È Resident Evil 4 Limited Edition Steelbook. Questa volta l'unica Steelbook per PS2. Sì, in assoluto. Questa è la parte di dietro, ragazzi. Adesso andiamo ad aprirla. Ovviamente c'è solo un disco, però sti cazzi, insomma, è una Limited Edition. Vediamo la copertina dietro, come potete vedere è tutta, ragazzi, rossa con, insomma, gli alberi e tutto il resto appresso. C'è il libretto, c'è un foglietto che ricorda che c'era la guida strategica ufficiale, ovviamente, di Resident Evil 4. E ovviamente non è niente di che, però, oh ragazzi, dire di avere la Limited Edition di Resident Evil 4, insomma, penso sia dire tanta roba. L'ho presa anche perché pure questa era un prezzo veramente molto stracciato. L'avrò pagata a meno di 20 euro comunque. E quindi questi qua, diciamo che questi forse sono gli unici, no, gli unici no, dai, sono due degli orgogli che ho nella mia collezione PS2, tra l'altro acquistati molto tempo dopo aver smesso di giocare a PlayStation 2, quando la mia, insomma, coscienza da collezionista ha cominciato a venire fuori. Per cui, ragazzi, che dire? Allora, questi qua erano gli ultimi due giochi che avevo per PlayStation 2. Qua li vedete tutti quanti accumulati. Fiera, non fiera, come vi dicevo all'inizio, ragazzi, per certi versi purtroppo non ne vado molto fiera. E sicuramente magari recupererò con PlayStation 3. Allora, dopo che abbiamo ripassato insieme tutti i giochi che ho avuto e giocato su PlayStation 2, e rivolgiamo un attimo un piccolo pensiero a questa console, ragazzi, che sicuramente ha segnato le nostre vite, le vite ovviamente di quelli un pochettino più grandi. Per me PlayStation 2 sicuramente ha significato tanto, ragazzi, perché è stato un passaggio, sapete, cioè noi abbiamo vissuto diversi passaggi dell'evoluzione dei videogames e PlayStation 2 ha significato sicuramente tanto da questo punto di vista, e ha significato tanto per me perché comunque ho potuto continuare a coltivare questa passione di videogames anche su PS2. Sono stati anni veramente molto belli, tanti di questi giochi, ragazzi, mi riporto, come vi dicevo, ancora nel cuore e sicuramente resteranno vividi e importanti nella mia memoria. Ovviamente, ragazzi, io aspetto anche i vostri commenti, non so, magari ditemi cosa ha significato per voi PlayStation 2, se fra questi giochi ce n'è qualcuno che avete giocato anche voi, che avete amato, odiato. Ovviamente, ragazzi, aspetto tutto quanto qua sotto nei commenti. Per cui questo video termina qui, io ringrazio mio cameraman Rodrigo che è stato tutto il tempo con le mani così, ormai ci avrai le braccia atrofizzate, quindi grazie mille, amore. Ti amo. Anch'io. Quindi questo video termina qui, grazie a tutti, ragazzi, un bacione. Io abbraccio a tutti la giocherina, ciao. E ricordiamo che con 100 like esce pure il video della collezione dei giochi PS3. Nyaaaa!